Marco capitolo 5. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Alleluia. Leggeremo dal verso 25 al verso 34. Il Signore sia lodato. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e che molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva: se riesco a toccare almeno le sue vesti sarò salva. In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso la folla, disse: chi mi ha toccato le vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi come la folla ti stringe attorno e dici: chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che le era accaduto, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figliuola, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male. Amen. Gloria a Dio. Accomodate. Gloria al Signore. In questo testo della parola del Signore troviamo una donna gravemente ammalata. Una donna che sicuramente ha trascorso delle vicissitudini che l'hanno provata, che l'hanno scoraggiata, ma questa donna, nonostante la sua situazione fisica e ciò che ha subito, determina nel profondo del suo cuore di raggiungere Gesù e di toccarlo. Non sembra dalla situazione, le sue condizioni, la folla, il suo stato, secondo le regole che erano vigenti in mezzo al popolo di Israele, il momento giusto, il momento migliore per compiere questa azione. Forse sembrava proprio un giorno che non potesse ottenere nulla di particolare, magari qualche altra volta. E anche il suo modo di fare quindi diventa non proprio quello adatto, ma questa donna non vuole assolutamente perdere questa occasione. Gesù è lì e lei vuole raggiungerlo. Raggiungere Gesù è possibile. È possibile se noi cerchiamo di farlo nel modo giusto, e attraverso questo semplice episodio biblico noi abbiamo delle indicazioni importanti, perché anche oggi possiamo raggiungere Gesù. Gloria al nome del Signore. Che cosa caratterizza il modo di fare, di agire, di pensare di questa donna? Come riesce a raggiungere Gesù e a raggiungere il suo obiettivo, la guarigione, ma anche, come ci insegna la parola del Signore, la salvezza dell'anima sua?
innanzitutto in modo giusto, seguendo una prima illustrazione che ci viene data dal testo, è attraverso una scelta personale. Se noi vogliamo raggiungere Gesù, e speriamo che in questo giorno ci siano tanti che ascoltano la parola del Signore e si propongono di raggiungere Gesù, perché ne sentono il bisogno, ne sentono l'urgenza, gloria a Dio, e credono che Gesù può risolvere la loro situazione, la loro problematica. Ci vuole una scelta personale, questo ci aiuta a far nostro questo obiettivo. Molte volte l'uomo che cerca in qualche modo di raggiungere Gesù, di realizzare Gesù nella sua vita, di approfondire la conoscenza di Dio e di ottenere quello che è tanto urgente per l'anima sua, anche per la sua vita fisica, viene scoraggiato dalle altre persone. Questo succede anche negli episodi biblici, chiaramente. Molte volte la persona che fa di questi propositi si preoccupa e si fa frenare dal fatto che penseranno poi i miei parenti, che penseranno poi i miei amici se io faccio una scelta del genere. E tante volte si viene anche frenati e presi dalla paura di perdere qualcosa. Ma poi se io mi accosto veramente al Signore, se io veramente dono la mia vita nelle mani del Signore, non è che poi dovrò fare delle rinunce, ci rimetterò qualcosa. Ricordiamo ad esempio l'episodio biblico del cieco che grida a Gesù: figliolo di Davide, abbi pietà di me. Dice la Bibbia che le persone che erano intorno a questo cieco lo sgridavano perché tacesse. Perché, disse qualcuno, importunare il maestro? Se noi aspettiamo qualche aiuto o qualche incoraggiamento umano per poterci accostare al Signore, realizzare il Signore, raggiungere veramente e profondamente Gesù, questo aiuto non arriverà mai, forse neanche l'incoraggiamento ci arriverà. E chissà se poi ci sarà un momento più opportuno, quando noi rimandiamo le occasioni che ci vengono date dal Signore stesso. Dice la parola di Dio, lo ricordiamo spesso: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Se il Signore ti parla e ti spinge, fa una scelta personale e tu raggiungerai Gesù e godrai dei benefici immensi della grazia del Signore. La donna non cercò l'aiuto di nessuno, non cercò se c'era lì qualcuno che gli desse uno sprone. No, sì, vai, accostati, tocca Gesù. Assolutamente, decise da solo. C'erano molte persone in quel luogo, c'era una folla che si accalcava intorno a Gesù, c'erano tanti, come dissero i discepoli, che l'avevano toccato, ma nessuno di loro lo raggiunse nel vero senso del termine, perché nessuno realizzò un beneficio profondo, prima nell'anima e poi anche nel corpo. Solo questa donna fu salvata e fu guarita dal Signore, gloria a Dio. Perché il Signore non è venuto, e Dio ancora oggi non opera per le folle, ma opera in quelle singole persone che lo cercano col cuore, che lo cercano profondamente in mezzo a tanta confusione, a tanto caos che c'è nella vita di ieri come nella vita di oggi. Ma queste persone si propongono di incontrarlo, si propongono di fare un'esperienza profonda, toccante col Signore. Queste persone sono gradite avanti a Dio e sono premiate dal Signore della gloria. Vuoi essere una di queste persone in questo giorno? Gloria a Dio, tu puoi raggiungere Gesù.
devi fare una scelta personale, gloria al nome del Signore. E se ci viene data questa possibilità, non vogliamo assolutamente perdere, una gloria a Dio. Se è vero che il modo giusto di raggiungere il Signore della gloria è una scelta personale, è anche vero, il testo ce lo sottolinea, fare un atto di fede. Come posso raggiungere Gesù? Attraverso una scelta personale, assolutamente, ma anche mediante un atto di fede. L'uomo peccatore che vive lontano da Dio e che è separato da Dio, non può essere altrimenti, perché i peccati, dice la Bibbia, fanno una barriera tra noi e l'Iddio Santo, vive in uno stato di sofferenza, vive in uno stato di bisogno, vive sicuramente una vita tanto triste, ma l'amore di Dio è grande. E il Signore è pronto ad accogliere il peccatore e a liberarlo, gloria a Dio. Il Signore è pronto ancora oggi ad accogliere gli infermi, a toccarli con la sua potente mano e a sanarli, gloria al Signore. Egli è venuto nel mondo, dice la Bibbia, il Signore Gesù, per liberare tutti coloro che erano sotto il potere del diavolo. E anche oggi Gesù è alla destra di Dio, pronto a intervenire, a donare ogni beneficio della sua grazia infinita. Il Signore vuole liberare, il Signore vuole guarire, il Signore vuole salvare, vuol farlo anche in mezzo a noi, gloria a Dio. E leggiamo che questa donna, avendo udito parlare di Gesù, venne dietro la folla, fu attratta dalle parole del Signore, parole di vita e parole che ci fanno realizzare, fanno crescere la fede nel nostro cuore, come è scritto nella lettera ai Romani. La fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. E quindi la fede ci aiuta, la fede ci stimola, ci incoraggia, ci spinge ad andare a Gesù, a raggiungere Gesù, a toccare Gesù in modo particolare. Ci dà la certezza che il Signore interverrà, che il Signore ci donerà quando ci necessita, quando abbiamo nel cuore. Attraverso la fede noi siamo incoraggiati a credere che il Signore è buono, che il Signore è fedele, che Dio avrà pietà di noi. Or senza la fede, dice lo scrittore agli Ebrei, è impossibile piacere, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il premiatore, o che Egli ricompensa tutti quelli che lo cercano. Signore, dammi questa fede in questo momento, perché io ho bisogno di te, gloria al nome del Signore, perché io voglio raggiungerti, perché io voglio toccarti, perché io voglio realizzare i benefici che credo solo tu puoi dare alla mia vita, gloria a Dio. Le debolezze, lo scoraggiamento, l'angoscia che a volte fa presa sui nostri cuori ci fanno essere preda dell'incredulità, che non ci permette di realizzare nessun beneficio dalla mano del Signore. Ma la fede ci incoraggia, la fede ci dà speranza e ci permette di raggiungere veramente Gesù. Ecco perché lo scrittore agli Ebrei diceva: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Gloria a Dio. Ma c'è un altro punto che vorrei sottolineare insieme a voi, dopo aver detto che possiamo nel giusto modo raggiungere il Signore attraverso una scelta personale, che realizziamo tutto questo mediante un atto di fede, vogliamo anche sottolineare proprio questa ricerca del contatto con il Signore Gesù. Dopo quanto abbiamo ripetuto dell'azione della donna, vediamo
che questa donna fa qualcosa di particolare. E come già anticipavo, di inusuale per una donna ebrea, considerata nella sua condizione impura, non poteva toccare nessuno, ma lei si è proposta di toccare Gesù. Sicuramente poteva pregare dentro di sé, e magari se avesse chiesto a qualcuno gli avrebbero suggerito questo: no, no, non puoi toccare nessuno, fai una preghiera dentro di te, nel tuo cuore. Questa persona rinuncia a qualsiasi altra cosa che non sia un'esperienza particolare, profonda. No, io lo devo toccare, io devo toccare le sue vesti. Ha determinato questo dentro di sé, dice la Bibbia, perché lei diceva: se riesco a toccare non fosse altro che le sue vesti, sarò salvo. Ci sono tante persone ancora oggi che si accontentano di soddisfare la loro coscienza col pensiero di Dio. No, ma io credo, dicono, che esiste Dio, però si fermano lì, questo gli basta, si accontentano. Altri invece, diciamo, partecipano o lo fanno di tanto in tanto, magari lo fanno anche spesso, a dei riti religiosi. Ma questi riti religiosi sono vuoti, sono formali, sono sterili, sono alla fine inutili, non servono assolutamente a nulla, non permettono di risolvere i problemi profondi dell'anima. Bisogna raggiungere Gesù. Amen. Bisogna toccare Gesù, gloria a Dio. Ma la gran parte delle persone, anche persone che vivono all'interno delle chiese, non cercano, non realizzano assolutamente un vero, profondo beneficio come l'Evangelo vuol donare, come il Signore Gesù, che ancora oggi è vivente, vuol donare, gloria a Dio. E la loro vita non verrà mai trasformata, la loro vita non verrà mai completamente cambiata, non troveranno mai quella soddisfazione che viene solo dall'avere un contatto diretto col Signore, un contatto che va approfondito giorno per giorno. Il rischio è anche di credenti che nel tempo si limitano a o esperienze occasionali o addirittura tornando indietro e ricadendo di nuovo in una vita religiosa. Vanno in chiesa, partecipano ai culti, dove proprio a causa di questa mancanza di un incontro continuo personale col Signore, un incontro fatto con piena fede, un incontro che dà l'opportunità di realizzare esperienze spirituali profonde, tutto alla fine diventa un rituale, un'abitudine. E ci si abitua anche a non essere determinati ogni volta a dire: io devo toccare il Signore, io devo avere un incontro speciale, particolare col Signore, io devo nella mia vita personale realizzare profondamente Gesù. Ci si accontenta, ci si limita ad esperienze che poi alla fine ci rendiamo conto non servono assolutamente a nulla, gloria a Dio. È la nostra vita che deve essere continuamente trasformata per essere modellata, per essere preparata da Dio all'adorazione, al servizio al Signore. Rischia di tornare all'indietro, gloria al nome del Signore. E mentre la folla che vediamo nel testo rimane poi tutto sommato indifferente, se vogliamo, è spettatrice di un grande evento, di una guarigione, ma non ne riceve nessun beneficio particolare. Poi quando torna a casa, chi gli rimane? Non gli rimane assolutamente nulla, non realizza, non ottiene dalla mano del Signore, pur avendo il Dio vivente, il Figlio di Dio, l'Onnipotente, il Salvatore, il Guaritore in mezzo a loro. Invece questa donna riceve parole di grande incoraggiamento, di grande conforto
riceve la salvezza e riceve una guarigione completa. Gloria al nome del Signore. Gesù dispensa la sua grazia quando stabilisce un contatto con la sua creatura. Potremmo citare un testo biblico, ce ne sono tanti. Zaccheo, scendi giù, perché oggi devo abbeggare in casa tua. Gloria al Signore. E così in tanti altri passi della scrittura possiamo leggere di questa realtà. Il Signore ha sempre cercato, il Signore ha sempre spronato le persone ad avere un contatto diretto, per avere delle esperienze profonde, perché solo le esperienze profonde cambiano la nostra vita, solo le esperienze profonde ci fanno realizzare quella fede che porta liberazione, guarigione e salvezza alle anime nostre. Gloria a Dio. Quanto incoraggiamento c'è in questa storia, perché anche noi possiamo, per così dire, farci largo tra mille dubbi, tra tante perplessità, a volte paure che ci assalgono e che affollano la nostra mente, mentre il Signore ci chiama a Lui, ci invita ad accostarci, a toccarlo, a realizzare benefici profondi, potenti, gloriosi, dandogli l'opportunità di toccarci con la sua mano. Gloria al nome del Signore. Ne vogliamo, con la fede che la parola di Dio fa nascere nel cuore, fare questo proposito stamattina, non perdere questa occasione. Vogliamo dire come questa donna: io voglio raggiungere Gesù. Vogliamo essere determinati, non vogliamo far parte della folla che resta indifferente e che non realizza i benefici. Vogliamo uscire fuori, vogliamo andare ai piedi della croce e vogliamo realizzare quello che la grazia di Dio ci propone. La grazia di Dio può largire alle anime nostre. Chiediamo i nostri capi fratelli. Gloria al Signore.